prima che lo spinning fosse figo, prima ancora che lo spinning si chiamasse spinning, quando ancora lo chiamavano a recupero. L'esca più famosa del mondo, che ha fatto impazzire milioni di pescatori e miliardi di pesci, sto parlando del cucchiaino, o cucchiarino, o rotante, o chiamatelo come vi pare, inline spinner. L'esca più classica che esista, la prima esca mai inventata. Che... credo, lo cerco poi su Wikipedia e vi faccio sapere. E allo stesso tempo, l'esca che odio di più, l'ho usata veramente poco, ma potrei rivalutarla. Perché domani chiude la pesca al cavetano e se ne riparla poi a luglio. Ho solo oggi per pescare, quindi non perdiamo altro tempo e mettiamoci al lavoro. Vai, sigla! Premetto che non ne ho mai costruito uno, è veramente la prima volta che ci provo, vediamo come va. Voglio fare una roba ultra light, quindi 0,6 mm andrà benissimo. Questo filo è tutto storto, addrizziamolo. Voilà, filo dritto. Io direi più o meno qui, gli facciamo un loop. Qui ci infileremo l'amo, metterò un amo singolo. Forse lo metto subito. Direi che sta bene, più che bene. E poi, dal cinese, l'altra volta, mi sono comprato una fracca di perline e cose varie. Vediamo cosa possiamo sfruttare. E in più, ho queste parti per rotanti accumulate nel tempo. Beh, direi che queste medagliette sono perfette per quello che dobbiamo fare noi. Pensate, sono ciondoli per fare gioielli. Anche colorate, in realtà. Forse userò una di queste arancioni. Poi bisogna trovare un peso da mettergli qua sotto. Sto ragionando su cosa posso usare per il piombo. C'ho questi pesetti in tungsteno che mi ha mandato G-Fishing. Me ne è rimasto solo uno piccolo però, porca miseria. Quindi dovrò capire come fare. Sto notando che con sto sfondo nero non si capisce niente. Cambio la base dove sto lavorando. Molto meglio secondo me. Secondo me questo peso è un po' grande. Sì, pesa veramente troppo. È perfetto, eh. Però pesa una caterva. Ah, attenzione, ho trovato pure uno di questi. L'ho trovato tipo per terra. Ok, una perlina. Il pesetto. Io ho fatto un giro al fil di ferro per bloccarlo bene. Poi che non gliela mettiamo un'altra bella perlina. Ora bisogna creare la paletta che ruota. Devo creare quel ferretto che fa girare la paletta. Quindi facciamo così. Difficilissimo da far vedere in camera, ma l'idea è quella di fare questo tipo di gancetto col filo d'acciaio. Ora bisogna fare la palettina rotante. Come possiamo fare? C'ho un'idea. Praticamente con un buco sulla tavoletta e un pezzo di legno di dubbia provenienza possiamo fare la forma della paletta, credo. Meglio. Poi riprendiamo il gancetto che abbiamo fatto prima e ci infiliamo il nostro rotante per vedere se va bene. Direi di sì e ora gli diamo la forma. Io spero che questa cosa funzioni, raga. Staremo a vedere. Però così è troppo grosso, lo taglio un pochino. Ok, l'ho un po' stondato, più carino. E ora proviamo l'esperimento di cui parlavamo prima. Un po' aggressivo così. No, non mi piace come viene, mi serve un'altra idea. Ce l'ho, forse c'ho un'idea. Sfrutterò questa punta per fare una cavità più larga nel buco del legno. Proviamo un po' così più larga, magari un po' meglio. Decisamente meglio. Beh dai, adesso non possiamo lamentarci più di tanto. Direi che va bene. Lo mettiamo sul gancetto che abbiamo fatto prima e la buttiamo dentro al nostro rotante. Beh dai, la proporzione mi sembra giusta. Sembrerebbe funzionare. Forse gli metto un'altra perlina. Chissà se funzionerà davvero. Sai che cioè, forse non è abbastanza luccicante questa paletta rosa. Forse serve qualcosa di più lucido e più sbrilluccicoso. Penso proprio che userò una di quelle palette già fatte. E guarda caso c'ho queste che ho comprato 2 anni fa su Wish e non ho mai usato, neanche una volta. Direi che sono perfette per il nostro amico rodante. Beh, molto più sbrilluccicanti. Va bene, chiudiamo, via. Finito. Il primo rotante della mia vita. Speriamo che funzioni. Ne faccio un altro.
Metto pure un po' di resina Oviva. Solito lampadone solare anni 90. E aspettiamo 10 minuti. Ok, direi che siamo contenti. No, errore. Ho toccato il rosso che era rimasto qua sopra e ho sporcato tutto. Le mie mani, lo spoon, tutto. Vediamo se riesco a pulirlo senza... sì, dai. È un po' grandino, l'avrei voluto più piccolo forse, però, dai. Speriamo di fregare qualche cavetano. A ruotare, ruota. Bene, direi che il secondo è venuto decisamente più carino del primo. Gira bene. Il primo, poverino, è un po' un cesso, diciamo. Va bene, io direi che mi accontento di questi due. Io vado a mangiarmi una cosettina per pranzo. Un'oretta e mezza, massimo due, stiamo in acqua. Ci vediamo in acqua, bella riga. Raga, il 14 maggio fanno letteralmente 32 gradi. Io non oso immaginare quanto farà caldo a luglio. Ok, raga, è successa una mezza tragedia. Il mio caricabatterie della GoPro si è squagliato sotto. E quindi oggi credo che non lo userò per non andare a fuoco. Ma c'ho poca batteria, non so se durerà per tutta la pescata, speriamo. Oggi sono venuto qui minimalista. Mi sono portato solo la sacchetta con i rotanti degli spoon, una bottiglia d'acqua e pinze e poca altra roba. Oggi cerco solo il cavedano. Ultimo giorno prima della chiusura. No, raga, mi sono immerso nell'ortica. Quanto ortica ho preso? Vediamo se ruota. Ruota, ma in modo molto stretto. Facciamo un lancio così. Ok, gli ho schiacciato un po' la paletta e ora nuota decisamente meglio. Spero si riesca a vedere dal video, però nuota abbastanza bene, devo dire. Raga, onestamente non vedo pesci qua. Vabbè, speriamo che sbuchino fuori a un certo punto. Toccatina, finalmente. Raga, l'ho visto arrivare fino a qua e mi ha mangiato. L'ho sentito mangiare per pure visto. Vediamo se l'altro rotante nuota meglio o peggio. Incredibile, nuoto addirittura peggio. Ma com'è possibile? Forse la paletta è davvero troppo piccola. È già più di un'ora che cammino. Ho avuto solo una tocca e ho visto forse due pesci in tutto. Quindi penso che faccio altri due passi e poi torno indietro. Vabbè, basta, me ne vado. Torno indietro. Non ci credo, dal nulla, guarda che batto! È arrivato Mr. Scappottino, il più piccolo che abbia mai preso, probabilmente. Un bellissimo, in perfetta salute, Mr. Scappottino. Vai. Oh, abbiamo fatto. C'è un altro. Qui ci stanno, maledetti. Eccolo, stanno qua sotto, raga. Laggiù mi sembra di vedere una pozza. Che bello, con i quelli si può passare in mezzo all'ortica senza farti male. Raga, li ho trovati, che bello. Che bello, li ho trovati. Hanno spappolato il rotante. L'hanno mangiato tipo 4 volte, 5 volte. Già si sono intimoriti, già si sono intimoriti, sono incredibili. Quanto cacchio sono furbi. Il problema è che con sto polline non riesco a far muovere bene l'esca. Raga, il rodante è seriamente compromesso dal polline, mannaggia. Niente, ormai l'hanno visto troppe volte, non so, non gireranno mai. Provo un'altra esca. Pisellino Glow, come al solito, Tycoon Lures. Se non lo prendo con questo, raga, non so con che cosa lo devo prendere il pesce. Hanno toccato ma non l'hanno mangiato. Assurdo, sti cavetani, quanto sono difficili. Ormai sono intimoriti. Non mangeranno più su niente. Stiamo tornando in questo posto, la vecchia fiamma. Pure qua c'è il polline, Dio che incubo.
Ma hanno inseguito 5 pesci. Ecco! Prima botta in canna. Andiamo oltre. Oh. Davanti a quel sasso ce l'ho sempre visti. No, lì ce n'è uno veramente enorme. Ha mangiato quello gigante! No, perché? Perché? Dio, perché? Non ci credo, ma ha mangiato di nuovo un enorme. Eccolo! Piccoletto, cazzarola. C'era quello enorme dietro. Vabbè, dai. Meglio di niente. Madonna, come ha mangiato bene sto lì. Ah, mannaggia la miseria. È pieno zeppo di pesci. Però è impossibile non farsi vedere, non so come fare. Porca vacca, che cacciata che ho preso, raga. Ho tirato sopra quelli grossi e ho sbagliato perché li ho infastiditi. Non riesci a lanciare sotto quell'albero. Precisamente lì. Wow, il lancio l'ho fatto. Ah, l'ortica. Ah, ci sono entrato proprio dentro. Sto in una foresta d'ortica, raga. Ah, quanto fa male. Fatti 3 cacciate, 3 mangiate, ci ho avuto. Oddio, c'è un milione dietro. Perché non mangiano? Perché non mangiano? Eccolo! Bello! Porca miseria, sono andato a infrattare. Vieni qua, vieni qua. Bello, cazzarola. Come faccio? Dai, vai dall'altra parte. Dall'altra parte. Sei incastrato sotto a quel ramo. Vai di là, dai. Se tu nuoti dall'altra parte, ti liberi. Senza la magia. Vai. Bravo. No! Si è slamato. Vabbè. Sta ancora lì, tra l'altro. Non ha capito ancora di essere libero, mi sa. Praticamente gli altri non mangeranno mai qua. La regola numero uno del cavetano. Meno gente ci va, più è probabile che mangino. Quindi più è scomodo e più è probabile che mangino. No, raga, qua è stupendo. Guarda che passaggio che ho trovato. Che stracolmo di pesci, raga. Devo solo essere bravo a sfruttare bene i pochi lanci a disposizione. Il cavetano è furbo. Dopo 2 lanci, 3, non ci va più. Di solito il primo lancio è quello buono. No, raga, l'ho fatto scappare tutti. Niente, sono andato in allarme. Niente, bisogna stare più attenti. Non mi aspettavo che si avvicinassero. Terribile, sono infangato fino alle caviglie. No, errore. No, mi sto perdendo la scarpa. Beh, devo decisamente lavare le scarpe se non buttarle. Da ormai sto camminando con le scarpe nell'acqua. È andata così. Guarda, mica se lavano. Guarda quante volte mi hanno mangiato. Dai, di nuovo. Eccolo. No, si è slamato, perché non l'ho ferrato? Eccolo! Madonna, che bella mangiata! No, raga, stanno impazziti in sta pozza, impazziti. Devo sbrigare, tra un po' fa buio. Mannaggia la miseria. Guardate i pesci, cacciano roba che sta cadendo dall'albero che ho appena incagliato. Addio, morto il rotante. È rimasto su quell'albero. Ormai sto praticamente usando le scarpe come waders, senza proprio nessun problema. Le ortiche. Diciamo che non sono proprio soddisfatto. Facciamo un giorno in più di pesca e costruisco altre esche. Oggi è l'ultimo giorno di pesca al cavetano. Io devo lavorare, però lavoro alle 7 di sera, quindi ho tutto il pomeriggio per pescare. E guarda caso, coincidenza, lavoro a 3 minuti di macchina da dove ho fatto la pescata con Bucco l'altra volta, quando invece abbiamo fatto il panico. Quindi tornerò lì, mi faccio una pescata al volo e poi vado a fare lo spettacolo stasera. Vabbè, bando alle ciance, ne faccio altri 2 e credo che sarò molto rapido. Tipo così. Bim! Rapido e indolore!
Non è vero, ci ho messo tipo 2 ore perché mi sono incastrato nei dettagli, madonna mia. Questa è la prima, gli ho fatto la paletta, in realtà ho solo carteggiato una di quelle palette che c'avevo, l'ho fatta dorata con una striscia rossa, a caso. Ho deciso di lasciare la paletta piatta perché secondo me nuota meglio, spero. E l'altra invece ci ho perso un po' più di tempo e gli ho fatto addirittura le squamette con lo Squaminator, chi non è nuovo del canale sa di cosa sto parlando. E in più gli ho colorato il piombetto sotto, l'ho fatto mezzo verde, mezzo giallo. È tutto molto verde e giallo, diciamo, via. Bene, sto gasato come un muflone, non vedo l'ora di buttarmi in acqua oggi pomeriggio e provarle. Spero che funzionino meglio di quelle di ieri. Basta, ci vediamo in acqua. Bella. Bim! Siamo arrivati in questo spot bellissimo che non dirò, perché raga, l'altra volta sono stato tipo un'ora a cancellare i commenti. Ma va bene, se riconoscete lo spot sono contento, mi fa un sacco piacere, ma che bisogno c'è di scriverlo nei commenti? Cioè, sarà un motivo se non li dico gli spot, no? E dai, fate i bravi. Ok raga, questo l'altra volta era uno dei punti migliori, non voglio bruciarlo. Oh madonna, me l'hanno spappolato. Eccolo. Sì, vabbè, ora l'ho preso. Ma ti pare possibile? Di tutte le bestie, ho preso il più piccolo di tutto il fiume. Vai, vattene, va. Ah, Zola, sposta un po' di terra, brava, così non mi vedono. Devo far vedere quanti pesci stanno qua sotto. Eccolo, carino. Porca miseria, che tu sia maledetto. Mannaggia raga, finalmente ho fatto un pesce decente. Li sto a perdere tutti. Ah, questo è il punto magico dove l'altra volta abbiamo fatto il panico con i pisellini di Tygon Lures. Raga, andatevi a vedere il vecchio video se non l'avete visto, abbiamo fatto veramente il panico qua. Non c'è l'attività che c'era l'altra volta con Bucco, decisamente. I pesci ci sono, ma non mangiano. Raga, ma avete visto? Il mio scopo è arrivare alla cascatella. Non mi ricordo davvero quanto può mancare. Mi rimane molto poco tempo. Mio Dio. Ok raga, devo decisamente sbrigarmi, ho l'appuntamento tra un'ora e mezza. Devo arrivare a quella cacchio di cascata, ci sto quasi. Raga, la cascata! Sono arrivato finalmente. Vai, che bello! Oddio! Oddio raga, mi ha mangiato un mostro! No raga! Mi stanno a tremare le mani raga. Non potete capire che è uscito fuori. Porca miseria, che bestia che era. Ci riprovo. Eccolo! Eccolo! No! Perché? Perché si slamano? Niente, comunque c'è una sfiga sti giorni. È Dio che non vuole che usino tanti. Non riesco a lamare un pesce, incredibile. Mi stanno a mangiare a ogni lancio, ogni lancio. Perché non si allamano? Cosa sta succedendo? Ma sotto, ma perché non ho messo l'ancoretta? Sai che c'è? Gli metto l'ancoretta. Mi sono rotto le palle. Non ho slamati troppi. Eccolo. No, pure con l'ancoretta si è slamato, raga, non ci credo. No, raga, cioè non ci sto a credere proprio. Ole. No, vabbè, raga, un pinello. Preso un pinello. Vabbè, almeno. Ah, va. Ho ricevuto delle mangiate da cavetani immensi ed ecco cosa si è allamato. Niente, hanno smesso ufficialmente di mangiare nella pozza migliore con le massime aspettative.
Basta, sconfitto. Chissà che fine hanno fatto i miei occhiali, porca miseria. Quanto vorrei trovarli. Ce li avevo in testa, mi sono caduti, non me ne sono accorto. Eccolo. No, raga, non ci sto credendo. Si è stuccato il filo. Raga, io non so come sia successa una cosa del genere. Mi sto per mettere a piangere. Avevo preso finalmente un pesce grosso e si è rotto il filo. Deve essersi andato a schiantare addosso a qualche ramo. O chissà dove. Forse la peggior giornata di pesca della stagione. Tra l'altro, quel rodante nuotava troppo meglio di questo. Ovviamente non ce l'hanno più. E invece... Vabbè, però sempre i soliti microbi. E si è slamato pure il microbo, vediamo che è oggi. Sconfitta totale, ultima giornata a Cavedani, pessima. Se ne riparla a luglio. Voglio provare a vedere se per caso almeno gli si è staccato dalla bocca il rodante, sta qui da qualche parte, chissà. Comunque secondo me se metto il retino qua sotto qualche pesce lo prendo. E almeno scappottato. Una vera meraviglia. Che volete? Ho capito, ma ti esprimi male. Vabbè, allora parla te. Parla lui. Vabbè. Una pescata meravigliosa, divertentissima, inebriante, sprizzante di gioia da tutti i pori. Lo spettacolo la sera è stato super divertente, devo dire. Abbiamo spaccato la pescata. Mettete like, iscrivetevi al canale. Ci vediamo la settimana prossima. Bella riga.